conquista terreno a Bakhmut, ma le operazioni, ha detto il presidente Zelensky, dureranno più del previsto. Putin avvia le procedure per uscire dal trattato sulle armi convenzionali in Europa, mentre in Svezia, oggi vertice dei ministri degli esteri dell'Unione Europea. L'Italia è in pieno inverno demografico, in un messaggio del capo dello Stato Mattarella agli stati generali della natalità. L'appello a creare condizioni e politiche che permettano di conciliare lavoro e famiglia è un allarme. La struttura demografica italiana manifesta uno squilibrio che deve richiamare l'attenzione. Si chiama House of Grace, la casa della grazia, ed è una piccola realtà che ha sede nel centro di Haifa, la grande città portuale nel nord di Israele. Obiettivo: dare sostegno a chi ne ha bisogno. Buongiorno dal TG2000, l'esercito ucraino dunque avanza a Bakhmut mentre il presidente Zelensky annuncia un rallentamento delle operazioni per aspettare le forniture di armi dall'Occidente. Elena Seno. Rivendica i risultati raggiunti in oltre un anno di operazione speciale in Ucraina, Dmitry Peskov, voce del Cremlino, ma allo stesso tempo ammette che la situazione è molto difficile. Secondo l'aggiornamento di intelligence del Ministero della Difesa britannico, Mosca ha intensificato un programma di reclutamento di detenuti russi. Solo in aprile ne avrebbe arruolati fino a 10.000. Va avanti dunque l'offensiva russa. Sotto attacco oggi la regione sudorientale di Zaporizhia, bombardata più di 70 volte nelle ultime 24 ore, denuncia Kiev. 8 civili sarebbero morti per le bombe a grappolo, vietate dalle convenzioni internazionali. 3 delle vittime sarebbero operatori sanitari impegnati nei soccorsi con le ambulanze. E avanzano gli ucraini a Bakhmut, teatro di una durissima battaglia. Rivendicano di aver conquistato 2 chilometri di terreno strappati alla milizia Wagner. L'attesa controffensiva ucraina contro la Russia richiede però ancora tempo per essere avviata, avverte il presidente Zelensky. Siamo pronti, aggiunto, ma servono gli aiuti militari promessi dall'Occidente. Si cerca intanto un'intesa per rinnovare l'accordo sul grano e la Turchia, che media tra le parti a Istanbul con le Nazioni Unite, parla di una possibile estensione per altri 2 mesi invece dei 4 previsti. La politica, con la premier Meloni che risponde agli attacchi di Francia e Spagna sulla questione migranti e lavoro, sono discussioni legate ai loro problemi di politica interna. Augusto Cantieri. Doppio colpo basso al governo italiano, dalla Francia sull'immigrazione e dalla Spagna sulle politiche del lavoro, ma questa volta il presidente del Consiglio Meloni ribatte agli attacchi. Francamente che sia molto proficuo utilizzare, diciamo, le relazioni internazionali per risolvere i propri problemi di politica interna, ma ognuno fa le scelte che vuole fare. Io non ho novità, continuo a fare serenamente il mio lavoro. Con la Francia soprattutto le relazioni sono ai minimi. L'affondo di ieri del capo del partito di Macron si allinea a quello precedente, con protagonista il ministro dell'interno transalpino. L'accusa sempre la stessa, la cattiva gestione italiana dei flussi migratori. Tra Italia e Francia vige anche il trattato del Quirinale. Al presidente Mattarella toccherà ancora una volta il compito di ricucire. Capo dello Stato da sempre attento alle relazioni con i paesi amici, come la Norvegia, dove ha iniziato il suo viaggio e dove ha avuto anche l'opportunità di incontrare la comunità italiana. Perché nella vita quotidiana della Norvegia il vostro comportamento è quello che esprime l'Italia, la vostra presenza è quella che esprime l'Italia, e questo è un contributo che date decisivo all'amicizia dei nostri paesi e alla crescita delle relazioni collaborative. Presidente, grazie veramente. Piacere infinito di vedere. Siamo orgogliosi di lei. Dilaga la protesta degli studenti universitari contro il caro affitti nelle grandi città italiane e si accende anche lo scontro politico tra il ministro Valditara e i sindaci. Di centrosinistra la ministra Bernini smorza i toni, cercare delle soluzioni condivise. Parliamo ora di crisi delle nascite, mai così basse in Italia. È uno dei temi al centro degli stati generali della natalità che si sono aperti oggi a Roma. Linea allora a Marino Galdiero, che segue i lavori per noi. Eccolo, buongiorno Marino.
Buongiorno Letizia, una prima mattinata qui in Via della Conciliazione ricca di interventi che hanno risvegliato l'attenzione sull'inverno demografico dell'Italia. Le nascite nel 2022 hanno segnato meno 1,9%. La due giorni dedicata a comprendere le ragioni delle culle vuote e come anche le soluzioni da intraprendere vuole coinvolgere quante più persone possibile al problema e chiedere anche risposte alla politica. La nascita di un figlio è un segnale di speranza e di continuità alla comunità. Così il Presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio inviato alla manifestazione. Ma ora sentiamo Gigi De Palo, Presidente della Fondazione per la Natalità. L'obiettivo è far parlare di natalità per due giorni il Paese, mettendo tutti insieme, il mondo delle banche, delle imprese, il mondo dei media, il mondo dei giornalisti, il mondo della politica. Questo è un tema che riguarda tutti, nessuno escluso. O iniziamo oppure game over, questo è il tema centrale. La richiesta fatta al mondo della politica qual è? Ma sono sempre le stesse richieste, ma le cose stanno cambiando, vediamo, perché c'è una consapevolezza da parte di tutti i partiti. Noi chiediamo di fare innanzitutto un patto tutti insieme. Noi chiediamo di darsi un obiettivo, quota 500.000 nuovi nati entro il 2033 e mi permetto di dire anche le solite richieste, assegno unico più forte, fiscalità a dimensione familiare, rivedere il PNRR visto che si sta rivedendo per le armi. È stato presentato questa mattina a Roma al Ministero della Salute il rapporto civico sulla salute 2023 di cittadinanza attiva. Secondo le rilevazioni in Italia ormai ci vogliono 2 anni per una mammografia di screening, 3 mesi per un intervento per un tumore all'utero che invece andava effettuato entro 1 mese e 2 mesi per una visita specialistica ginecologica urgente da fissare invece entro 72 ore. In Italia ogni 100 pensioni INPS ci sono 111 lavoratori attivi e l'analisi del Sole 24 Ore sui dati INPS da cui emerge che in 39 province su 107 gli occupati sono meno degli assegni previdenziali. Antonella Mazzateruel. Ancora prima dell'ultimo allarme lanciato dal presidente dell'INPS appena commissariato Pasquale Tridico sulla tenuta dell'Istituto di Previdenza Nazionale per il divario tra uscite ed entrate a causa dell'inflazione, il Sole 24 Ore domenica scorsa aveva fotografato la geografia delle pensioni evidenziando che nel 37% delle province italiane la soglia della parità tra occupati e pensioni è già stata superata al ribasso, spesso in modo ampio. I dati peggiori registrati in Calabria, Reggio e Catanzaro con 67 lavoratori ogni 100 assegni. Ma per il quotidiano della Confindustria tutto il sud è in affanno, affiancato a fine classifica da qualche area del nord caratterizzata dal tasso record di popolazione anziana e lontana dalle grandi città. In particolare in Piemonte troviamo Asti, Alessandria Vercelli e in Liguria Savona Imperia. Tra i lavoratori attivi figurano anche i professionisti che versano i contributi ad enti previdenziali privati, non all'INPS. Dunque a livello nazionale il rapporto tra occupati e pensionati scende ulteriormente. Tra le grandi città Palermo e Napoli sono sotto la parità, mentre sono ancora sopra Milano e Roma. Positivi infine i numeri previdenziali a Bolzano, la provincia che conta anche il più alto tasso di natalità. Almeno 27 persone, per la maggior parte bambini, sono rimaste ferite nel crollo di un ponte pedonale in Finlandia. Espoo, appena fuori Helsinki, al momento del crollo, un gruppo di studenti stava attraversando il ponte. Sono tutti ricoverati con fratture agli arti dopo essere precipitati per alcuni metri. E 2 persone sono morte questa mattina in una sparatoria avvenuta nella fabbrica Mercedes di Sindelfingen nel sud del paese. La polizia ha arrestato un uomo di 53 anni che secondo la Bild sarebbe dipendente esterno di una società di logistica. La sparatoria è avvenuta negli uffici dei capi squadra. Il 29 settembre prossimo si celebra la giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Nel messaggio del Papa diffuso oggi un appello a lavorare per garantire a tutti i popoli della terra un'equa partecipazione al bene comune e il rispetto dei diritti fondamentali. Rita Salerno. Per mettere fine alle migrazioni forzate è necessario bloccare la corsa agli armamenti, il colonialismo economico, la devastazione della casa comune e la razzia delle risorse altrui. Il messaggio di Papa Francesco per la giornata mondiale del migrante e del rifugiato che sarà celebrata il 24 settembre prossimo è un richiamo esplicito ai governi del mondo ad impegnarsi per garantire alle persone il diritto a non dover emigrare in seguito a conflitti, disastri naturali o perché sia nell'impossibilità di vivere
vivere un'esistenza degna e prospera nella terra d'origine. Se le migrazioni contemporanee sono dettate da persecuzioni, miserie e guerre, scrive il Pontefice citando il messaggio del 2003 di Papa Giovanni Paolo II, occorre lavorare per garantire a tutti i popoli della terra un'equa partecipazione al bene comune e il rispetto dei diritti fondamentali. Compito, aggiunge Bergoglio, che spetta prima di tutto ai paesi di origine, che devono esercitare una politica trasparente, onesta e lungimirante. Ma tutti i governi del pianeta sono chiamati, tanto più all'avvicinarsi del giubileo del 2025, ad assicurare il diritto a non dover emigrare, impegnandosi a promuovere la capacità di condivisione tra tutti i paesi. Al tempo stesso occorre, ammonisce il Papa, governare al meglio i flussi, costruendo ponti e non muri, e ampliare i canali per una migrazione sicura e regolare. La situazione migranti al confine tra Stati Uniti e Messico sarà caotica ancora per un po', è la previsione fatta dal presidente americano Joe Biden, che martedì ha parlato del problema con il presidente messicano nel giorno in cui cadono le restrizioni sugli accessi dal Messico agli Stati Uniti. Maurizio Dischino. È prevista la mezzanotte ora di Washington la revoca delle restrizioni che impedivano l'ingresso di tutti i migranti negli Stati Uniti. Si tratta del provvedimento chiamato Title 42, titolo 42, con il quale l'ex presidente Donald Trump nel 2020 ha consentito di respingere i migranti, compresi i richiedenti asilo, sostenendo che era una misura di emergenza sanitaria a causa del Covid. L'annuncio della revoca ha creato apprensione e ulteriori ammassamenti al confine meridionale con il Messico, dove le persone espulse dagli Stati Uniti negli ultimi 3 anni e quelle che vorrebbero entrare in territorio americano, circa 150.000, hanno creato campi dove vivere temporaneamente. L'attuale presidente statunitense Joe Biden ha avvertito che la situazione al confine con il Messico sarà caotica per un po' dopo che nella notte tra giovedì e venerdì scadrà il titolo 42. È la previsione avanzata dopo il colloquio di martedì scorso con il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador. Nel frattempo Washington ha progettato l'applicazione CBP One della Customs and Border Protection per la richiesta di asilo negli Stati Uniti. Ma sono in molti a pensare che sarà un muro digitale che si aggiunge al muro fisico innalzato dalla Casa Bianca al confine con il Messico, lungo il quale adesso lo Stato federale americano ha mobilitato più di 24.000 agenti e forze dell'ordine, oltre a 4.000 soldati. Un prete è sempre di strada, a dire il vero, lo siamo tutti a dirlo, il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, in una intervista a Repubblica. Il cristiano è sempre di strada, ha aggiunto Zuppi, Gesù non sta nei palazzi anche quando amministra una diocesi. Io ho molte incombenze amministrative, ma questo non vuol dire non essere attenti alle persone. Ed ora il cinema con i Davide di Donatello e le 8 montagne, il miglior film, Bell'occhio, miglior regista per Esterno Notte, assegnati 25 premi in totale, 4 vanno alla Stranezza, miglior attrice Barbara Ronchi per Settembre, miglior attore Fabrizio Gifuni per Esterno Notte, premio speciale a Enrico Vanzina e Isabella Rossellini. Si chiama House of Grace, la Casa della Grazia, ed è una piccola realtà che ha sede nel centro di Haifa, la grande città portuale del nord di Israele, che si propone di dare sostegno a chi ne ha bisogno. La corrispondente Alessandra Buzzetti. Quando mi hanno detto che ero stato ammesso al programma di riabilitazione, sono scoppiato a piangere. Sono finito in prigione a 24 anni e ne ho trascorsi altrettanti dietro alle sbarre. Non mi sembrava vero che ora avrei potuto incontrare persone normali, cercare un lavoro, mantenere la mia famiglia. Abda Nasser si gode la libertà da pochi giorni. Ancora non ha imparato bene ad usare il cellulare, dove conserva i video della sua famiglia. 4 figli, di cui 2 concepiti in carcere. Per 9 mesi risiederà nella Casa della Grazia, la prima struttura di accoglienza per la reintegrazione dei detenuti fondata in Israele da una coppia cristiana, Camille, arabo di Haifa, mancato nel 2000, e Agnès, svizzera di nascita. Mio marito rimase molto scosso dal suicidio in carcere di un amico d'infanzia, decise di fare qualcosa. Abbiamo accolto i primi 2 detenuti a meno di un anno dal nostro matrimonio, racconta Agnès. Non avevamo soldi né spazio. Abbiamo chiesto al vescovo l'uso di una chiesa abbandonata. Camille lo convinse con il Vangelo in mano e la rassicurazione che avrebbe trovato tutti i fondi necessari. E di grazie, in 40 anni, ne abbiamo davvero ricevute tante. Più di 1.000 detenuti, ma anche poveri, donne maltrattate di ogni provenienza e religione, hanno trovato una famiglia nella Casa della Grazia.
A dirigerla oggi è Jamal, uno dei 5 figli naturali di Agnes e Camille. The rehabilitation program is oggi, su richiesta delle autorità israeliane, accogliamo solo detenuti arabi perché siamo uno dei pochi centri di riabilitazione per loro, spiega Jamal. La criminalità tra gli arabi israeliani sta aumentando anche a causa della mancanza di investimenti per lo sviluppo della società araba in Israele. I giovani disoccupati trovano soldi facili, potere, armi, droga. In tante zone le famiglie mafiose si sentono libere di fare qualsiasi cosa. Quello che propone la nostra casa è la combinazione tra un percorso professionale di reintegrazione e l'atmosfera familiare, dove si è aiutati a lottare per un futuro migliore. Abdan Nasser è stato condannato all'ergastolo per un omicidio dovuto a faide familiari. Quando è entrato in carcere non sapeva né leggere né scrivere. La pena è stata ridotta a 30 anni di detenzione per buona condotta. Dopo i primi 6 anni devastanti in carcere, ho iniziato a fare terapia di gruppo, a studiare, a imparare un lavoro. Prima mangiavo, dormivo e mi preoccupavo solo di avere un coltello per difendermi. Oggi mi preoccupo di imparare a rapportarmi con le persone e a cercare un lavoro. Lutto nel mondo della cultura. È morto a Palermo Gioacchino Lanza Tomasi di Lampedusa, musicologo italiano esperto in teatro d'opera del melodramma romano, 89 anni, venne adottato dallo scrittore Giuseppe Tomasi di Lampedusa, autore del celebre romanzo Il Gatto Pardo, del quale fu allievo. E tutto per ora, vi lascio al meteo a terza pagina, l'ora solare, che oggi parlerà di Lourdes con il giornalista Filippo Anastasi, che racconta il suo incontro con 4 miracolati. Grazie per averci seguito, a più tardi.